Il comune di Venaria Reale crede fortemente nella mobilità alternativa, che sempre di più rappresenta una reale possibilità. La sta attuando sia attraverso gli interventi programmati, sia attraverso iniziative a sostegno del cambiamento dei comportamenti individuali, come ha spiegato l'assessore alla mobilità Giuseppe Roccasalva. Oggi al Comune di Venaria Reale abbiamo fatto sintesi di alcune tra le iniziative che sono ormai mature e che hanno ricevuto finanziamento sul tema della mobilità sostenibile. In particolare abbiamo parlato di tre progetti: il progetto STIV, Smart Tailored Electric Vehicles, è un progetto europeo che sperimenterà una serie di piccoli veicoli elettrici che si muoveranno sul territorio di Venaria e non solo per i prossimi 3 anni e che permetteranno a una specifica utenza di poter studiare la mobilità del futuro, in particolare attraverso questi veicoli che sono studiati dai partner del progetto. Il progetto avrà inizio al 15 di novembre con un incontro che avremo in Austria per ragionare appunto sull'implementazione sui territori che hanno aderito al progetto. Il secondo progetto è il progetto VIVO, l'acronimo sta per Via le auto dalla zona ovest, è un progetto legato al finanziamento del Ministero dell'Ambiente definito collegato ambientale che finanzierà per la zona ovest una serie di iniziative molto interessanti di incentivazione alla mobilità alternativa. In particolare ci saranno dei buoni mobilità per coloro che utilizzeranno il trasporto pubblico o che dimostreranno di andare a lavoro in bicicletta. Ci saranno gli incentivi per comprare delle biciclette, ci saranno degli incentivi per le aziende che richiedono di poter mettere delle rastrelliere all'interno delle loro aziende, fino ad arrivare a degli incentivi sull'abbonamento annuale del trasporto pubblico fino al 70% in meno per coloro che hanno difficoltà dall'ultima stazione più vicina al luogo di lavoro di raggiungere il posto di lavoro. E in dotazione sarà data per 3 mesi anche una cosiddetta bici in tasca, cioè una di quelle bici pieghevoli che permette appunto di essere trasportata sul trasporto pubblico. Oltre a queste azioni incentivanti che appunto danno materialmente delle risorse nei tragitti, soprattutto casa lavoro, ci saranno anche delle azioni di sensibilizzazione particolarmente scioccanti. Questa è un po' la volontà di poter fare non soltanto un programma di sensibilizzazione classico, ma un programma che possa anche smuovere un po' le coscienze delle persone perché possano definire modalità alternative di spostarsi nei tragitti appunto casa lavoro. Il terzo progetto è il progetto Coingo, è un progetto anche questo europeo di tipo indiretto, cioè con fondi di tipo indiretti, fondi strutturali, che riguarda il progetto Alcotra Interreg, riguarda appunto un territorio transfrontaliero, quindi ci sono come capofila la città metropolitana, parteciperà anche il quadrante nord-ovest e anche amministrazioni come la Rhône-Alpes francese e la città metropolitana di Chambéry. Il progetto prevede in particolar modo di dedicarsi al tema della car sharing, scusate, del carpooling, con una serie di iniziative fisiche come la costruzione di 51 stazioni di carpooling, che sono delle pensiline piccole, medie e grandi, che verranno distribuite appunto sul territorio del quadrante nord-ovest e che permetteranno di identificare dei luoghi nei quali appunto si può stabilire delle stalle di sosta dedicate al carpooling. Oltre a questo ci sarà anche un'iniziativa che tenterà di far convergere le azioni prodotte da coloro che hanno sviluppato delle app legate al carpooling, tipo ad esempio Bpooler, Bobsharing o BlaBlaCar, perché diventino dei servizi dedicabili a questo tipo di iniziativa. Questi tre progetti fanno parte delle attività che l'assessorato sta portando avanti per integrarsi con le iniziative anche fisiche che il programma triennale dei lavori pubblici sta tentando di realizzare sul territorio, quindi quelle legate al Movicentro, ad esempio con la centrale di ricarica elettrica e altre iniziative legate appunto alla riemersione delle reti, delle piste ciclabili che permetteranno quindi anche di avere un'infrastruttura di servizio per queste azioni molto più consistente.
Una delle iniziative riguarda il carpooling, come ha illustrato Antonio Turroni, presidente di Bipolar. Il carpooling sempre più è una misura, innanzitutto ricordo che il carpooling significa condividere l'auto con altri automobilisti, altri colleghi, altri cittadini, in particolare sul percorso casa-lavoro. Sempre più è una misura che genera benefici importanti per i lavoratori, che quindi hanno dei risparmi fino e anche oltre i 1.000-1.200 euro l'anno, si stima, ma anche per le aziende. Oggi le aziende sono molto interessate a fornire ai propri dipendenti, ai propri collaboratori delle misure di sostegno nelle attività e nelle aree importanti della vita. I trasporti sono un'area molto importante e quindi il motivo per cui siamo qua oggi a parlare del progetto con Viasat, esistono sempre più aziende come Viasat che decidono di supportare, incentivare i propri dipendenti che fanno carpooling. Gli incentivi possono essere forme di supporto anche economico o possono essere incentivi in natura come nel caso dei parcheggi riservati, in particolare nelle aree dove i parcheggi scarseggiano, e questo devo dire è un qualcosa che fa iniziare un comportamento virtuoso che poi ovviamente prende piede anche, diciamo, anche senza e oltre l'incentivo iniziale. Partner tecnologico è Viasat Group, guidato dal presidente Domenico Petrone. Ecco, questa iniziativa, diciamo, importante non soltanto dal punto di vista di mobilità sostenibile, in questa conferenza stampa insomma ne abbiamo parlato largamente, ma quello di poter fare, no, un trasporto di persone in tutta sicurezza. Questo è il valore aggiunto che dà Viasat, che oltre ad essere il primo in Piemonte, no, a utilizzare questo sistema di trasporto, di coinvolgere le vetture e i propri dipendenti nell'utilizzare una vettura in comune, il discorso è di farlo in sicurezza, quindi grazie un po' al dispositivo satellitare che metteremo a bordo, quindi quello che è l'SS Call, che è un prodotto che sarà obbligatorio nel 2018 sulle nuove autovetture. Ecco, noi da sempre come Viasat forniamo dei servizi di protezione e di sicurezza sia a livello di antifurto satellitare sia a livello di pronto intervento, no? E quindi metteremo su queste vetture l'SS Call, che è un prodotto che consente di capire sia lo stile di guida, quindi capire che chi sta facendo il trasporto delle persone sia sobrio, sia una persona che guida bene, no? Perché comunque, no, risponde della sicurezza delle persone, dell'incolumità delle persone, e sia in termini che se avviene un sinistro noi riusciamo a intervenire in tempo reale, perché sappiamo dove, quando e come, quanto è grande e grave l'incidente e poter intervenire. Evidenzio il fatto che questi dispositivi sono anche prodotti a Venaria, quindi siamo i primi in Europa a realizzare questa tecnologia sulle macchine usate, siamo in Venaria, abbiamo due stabilimenti che producono H24 questi dispositivi, oltre che al servizio che diamo di sicurezza tramite le nostre centrali operative.